Grande Fratello VIP, Veronica Angeloni accusa Luca Onestini a Verissimo. Veronica Angeloni del GF VIP a Verissimo, Luca Onestini è uno stratega. Nella nuova puntata di Verissimo in onda oggi pomeriggio, dalle 16.10 alle 18.45 su Canale 5, è stata ospite Veronica Angeloni, la concorrente eliminata lunedì scorso dalla casa del Grande Fratello VIP. Fuori dalla casa più spiata d'Italia, Veronica Angeloni è una pallavolista italiana che gioca nel ruolo di schiacciatrice nella nazionale italiana. Dopo la presentazione della conduttrice, entra in studio sotto gli applausi del pubblico presente. L'intervista è strutturata sulla sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello VIP. La pallavolista ha una parola per ogni concorrente all'interno della casa. Tra le sue varie dichiarazioni, quella che ha più colpito è in riferimento al concorrente Luca Onestini. Silvia Toffanin chiede alla concorrente quale sia per lei la persona più stratega all'interno della casa più spiata d'Italia. Veronica Angeloni spiega che il numero uno degli strateghi è Luca Onestini. Anche nei filmati che ha visionato dopo la sua uscita dalla casa, ha notato che ogni cosa la rigirava a suo favore, trascinando così gli altri. A detta di Veronica, Luca ha condizionato anche Daniele che all'inizio l'adorava. Verissimo intervista Veronica Angeloni che parla del Grande Fratello VIP. Le dichiarazioni di Veronica Angeloni a riguardo di Luca Onestini non finiscono qui, la pallavolista spiega, sulla storia con Soleil di aver avuto dei dubbi che non sia stata reale, non può però esserne certa essendo stata fino a lunedì dentro la casa. Conclude l'argomento affermando che Luca è il più stratega e furbo dei concorrenti. L'impatto appena si esce dalla casa è forte, Veronica ammette che si sta riabituando a stare fuori dalla casa. Quando ci si trova all'interno, si ragiona tanto su se stessi, sulla vita. Il tempo si ferma e si può pensare. Silvia Toffanin fa così partire un filmato con il percorso di Veronica Angeloni all'interno della casa del GF VIP. Terminata la clip di Verissimo, Veronica ammette di aver accusato maggiormente l'uscita dalla casa di Simona. Si è per la prima volta sentita sola. Dentro la casa ammette di essere stata vera e che forse per questo non ha capito il gioco. Oltre al più stratega, alla domanda della conduttrice, fa anche il nome del più vero, secondo lei è Jeremias il quale si comporta così com'è nella realtà, spesso esagera nei modi e su questo si sono spesso scontrate all'interno della casa. I fratelli Rodriguez insieme a Giulia De Lellis e Ivana sono i preferiti della concorrente appena uscita, la quale azzarda un pronostico tutto al femminile sulla finale, per lei se la giocheranno Giulia e Cecilia.